Non è facile comprendere il mondo di oggi. Ogni giorno siamo assaliti da qualcosa che ci sembra andare storto. Ci sembra che il nostro percorso, quello che avevamo programmato, vada a rotoli. L'ansia di prestazione ci rende deboli, depressi, insicuri. Prendiamo ad esempio il telegiornale. Ci dà notizie sull'emergenza climatica, sui migranti. Ci infonde panico nei confronti delle tante malattie, nuove e vecchie che purtroppo sono in giro. A volte rischiamo di non comprendere che cosa sta capitando intorno a noi. È difficile capirlo da soli, e da soli non andiamo da nessuna parte. Per questo motivo ho scritto questo libro, Patrimonio Orizzontale, breve guida ambientalista per felini da tastiera. Spiega questo libro, in maniera semplice, a volte ironica, quello che sta succedendo nel mondo. Questo mondo fantastico, questo mondo eccitante che da tanti punti di vista vive di continui shock, di continue guerre, di pandemie imprevedibili. Nella seconda parte del libro cerco di rispondere alla domanda: che cosa posso fare io? È la domanda più difficile oggi, occorre una risposta profonda, complessa. E questa risposta deve essere immediatamente comprensibile a tutti, perché si può fare tanto, ma bisogna fare la cosa giusta. Patrimonio Orizzontale, breve guida ambientalista per felini da tastiera. Edito dalla Staria, con illustrazioni di Bartolomeo Gatto.